Ed eccoci qua, ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV, sono esattamente le 13:35 più o meno, manca diciamo meno di un'ora alla conferenza stampa di Christine Lagarde, una direi conferenza stampa molto attesa tra le 14:30 e le 15:30. Ricordo che noi seguiremo come sempre, la seguiremo in diretta con la traduzione simultanea, quindi sintonizzatevi sulle Fonti TV, non andate da nessun'altra parte. Detto ciò, perché è importante? Perché avrà le nuove stime macroeconomiche, dunque vedremo i nuovi numeri e soprattutto le aspettative della BCE per quanto concerne la crescita. E vi ricordo ovviamente che il piano pandemico di acquisti titoli di Stato, ovvero il PEP, scade proprio a fine marzo. Oggi è il 10 marzo e dunque rimane a poco più di metà mese per la scadenza del PEP, e ovviamente non sarà, diciamo, una riunione facile per giustificare anche tantissime altre questioni, come per esempio l'inflazione che diventa sempre più scottante in Europa, diventa sempre più scottante anche in Italia. Abbiamo visto anche i prezzi dell'energia, luce, gas, insomma tutto veramente stiamo osservando un'impennata che inizia a disturbare i consumatori. Questo un po' a causa anche di tutto ciò che accade in Ucraina, che è molto triste. Poi, fra le altre cose, rapidamente un update dell'incontro dei ministri degli esteri ucraini e della Russia. Non c'è alcun tipo di break-even, se vogliamo dirla così, ovvero un risultato positivo in termini di politica estera, in termini di fine di questa guerra iniziata dalla Russia, perché non riescono a trovare un accordo per il momento. La situazione rimane estremamente delicata. Io vi farei vedere rapidamente, prima di andare dal nostro ospite, i mercati. Questi sono i mercati, come possiamo vedere, decisamente in difficoltà in attesa di Christine Lagarde. Ieri il FTSE MIB è rimbalzato di 3 punti percentuali, oggi invece cede 3,28%, il CAC 40 cede 2,62%, il DAX di Francoforte 3% di calo. Particolarmente difficile seduta a Piazza Affari per le banche, veramente. Ci sono due titoli sopra la parità, che sono Leonardo e Tenaris. Leonardo guadagna lo 0,7%, Tenaris mezzo punto percentuale. Sul fondo rimane Unicredit, Intesa San Paolo, Iveco Group e BPerBanca, quindi vendite veramente veramente pesanti sul comparto bancario. Non sembra che presto ci sarà, diciamo, un ritorno sui massimi storici. Io vi ricordo, c'è stata una partenza strepitosa per il comparto bancario di Piazza Affari, e non soltanto nel 2022. Come cambiano velocemente le cose per diversi motivi: lo spread tra BTP e Bund in attesa della BCE rimane a 151 punti base, il decennale italiano rende l'1,70%, il decennale USA rende l'1,95%. Invece Wall Street oggi in attesa del dato sull'inflazione, sarà l'appuntamento clou, diciamo, per gli Stati Uniti nel corso di questa giornata. Si attendono ovviamente nuovi massimi storici per inflazione degli States. Noi saremo come sempre in diretta, avremo modo di approfondire anche questo dato nel pomeriggio. Wall Street intanto continua a scendere in preaperture, e come detto vedremo l'inflazione core anno su anno degli States, poi inflazione headline anno su anno, mese su mese, l'inflazione core mese su mese, insieme alle richieste iniziali di sussidi occupazione. Ricordo che mercoledì prossimo invece ci sarà proprio Jerome Powell, anche lui diciamo in una situazione molto molto delicata, però meno delicata rispetto a quella della BCE. E dunque do subito il benvenuto a Gianluca Lo Befalo, CEO QW Capital. Buongiorno, ben ritrovato. Buon pomeriggio, bentrovati a voi. Infatti hai ragione, buon pomeriggio Gianluca. Innanzitutto stavo dicendo, vedremo le nuove stime macroeconomiche per l'Eurozona, vedremo Christine Lagarde, il suo parere, probabilmente ci dirà anche quale sarà l'impatto di questa guerra a tutti gli effetti in Europa sull'economia europea, e soprattutto notizie sulla situazione in termini di PEP, ovvero acquisti titoli di Stato per scopi ovviamente pandemici, che dovrebbero terminare proprio questo mese. Ecco, che cosa stai guardando in particolar modo, e quali sono, diciamo, i punti a tuo avviso più importanti qui appunto guardare oggi? Sì, in Europa in realtà, allora chiaramente il giorno della ECB acquista center stage, quindi è chiaro che è fondamentale. In realtà, per quanto sia un meeting importantissimo, perché come dici tu, chiaramente il PEP, che è quello riferito al pandemic, troverà la sua conclusione a marzo, quindi dovrebbero confermarlo, non è non sarebbe giustificabile continuare una manovra seguita al pandemic. Quello che insomma però io vedo più importante, uno sviluppo più fondamentale all'interno dell'Europa, è questa scelta di seguire per la seconda volta tapping il cosiddetto Eurobond market, cosa che sarà fatta
soltanto durante la pandemia e quindi un'emissione obbligazionaria garantita da tutti i paesi dell'area euro, in questo caso per finanziare, per diciamo bilanciare gli effetti derivanti negativi derivanti dalla crisi, quindi soprattutto per un discorso militare, ma comunque anche ormai energetico, perché diciamo il confine tra le due aree è estremamente sottile. Io questo credo che ha una rilevanza fondamentale, non necessariamente nel brevissimo. Io vorrei ricordare che quando si iniziò la manovra del QE guidata da Draghi nel 2015, in realtà fu una soluzione di riserva. Lo stesso Draghi fece presente che lui riteneva, e io ritengo assolutamente giustamente, che la migliore soluzione in quel momento per l'Europa era quella di promuovere una manovra fiscale integrata dopo una manovra monetaria che ormai è integrata dal 99, e questo l'unico modo per poterla partorire e mettere in esecuzione è proprio la nascita degli Eurobond. All'epoca l'area tedesca si oppose, secondo me in maniera molto miope, e poi quindi Draghi fu costretto a lanciare manovra dei QE, perché all'epoca c'era il QE che continuava a pompare tantissima liquidità nell'area dollaro e quindi l'euro rischiava di valorizzare oltre 1,60. Quella fu una manovra, io sempre dico, di risposta del QE europeo al QE americano, ma Draghi giustamente aveva risolto il problema della crisi dell'euro con l'OMT nel 2012, quello è quello che è stato il vero backstop della crisi sull'euro. E poi ha dovuto seguire il QE perché ci fu l'opposizione area germanica agli Eurobond e dovette quindi QE per evitare la sopravvalutazione dell'euro. Questo fatto che nel giro di pochi mesi i governatori e comunque i rappresentanti dei governi europei si rendano conto che è una strada di non ritorno. L'integrazione europea richiede integrazione monetaria e fiscale, e fiscale richiede anche lo sharing di eventuali rischi di credito, quindi l'emissione di Eurobond è fondamentale. Paradossalmente oggi, ai fini della stabilità dei mercati, è più rilevante della decisione della ECB, che è un po' scontata tra l'altro oggi. Scontata intendi dire che non ci saranno delle novità, immagino? Ma in realtà al momento, allora, la ECB dovrà dire, dovrà evidenziare, come ha fatto anche l'ultima volta, anche lo ha fatto Jerome Powell, che loro sono sempre più data dependent. E questo non è una scusa, non deve essere visto come un punto di debolezza. È giusto che sia così. Chiaramente sul PEP sarei sorpreso che dicano che lo estenderanno. È ovvio che adesso il mercato sconta un aumento dei tassi a dicembre 22 di 25 basis point per l'area euro. Io dubito che la Lagarde prenda un impegno di anche un leggero messaggio di intuitivo, un cosiddetto hint, che la ECB è pronta a aumentare i tassi durante quest'anno. Quindi io francamente mi aspetto che cercheranno di essere quanto più generali possibili, perché chiaramente stiamo fronteggiando una guerra terribile che è alle porte e chiaramente che purtroppo stiamo rivivendo lo shock degli anni del 73-74, quindi uno shock all'epoca petrolifero, comunque settore energetico, con la grande differenza che lì lo shock fu provocato da un blocco da parte dei supplier, cioè di coloro che offrivano in questo caso il Medio Oriente. Qui è una crisi energetica per lo sciopero degli acquirenti, cioè che noi via le sanzioni, giustamente, però materialmente, economicamente, stiamo dicendo ai paesi esportatori da cui dipendiamo tra il 40 e il 20%, a seconda che si parli di olio, gas o carbone, stiamo dicendo non compriamo i vostri prodotti. Ecco, dobbiamo stare attenti. Negli ultimi 20 anni abbiamo finanzializzato l'economia mondiale. Adesso stiamo militarizzando la finanza. Ecco, è giusto, io condivido appieno le sanzioni occidentali nei confronti di Putin, però dobbiamo stare attenti, stiamo giocando col fuoco dal punto di vista economico. Allora, manca più o meno un minuto al comunicato stampa, nel frattempo vi stavo facendo vedere naturalmente i numeri attuali dell'Europa, visto tutto ciò che ci siamo detti, quali sono diciamo le tue aspettative in termini di impatto di questa guerra sui numeri ovviamente dell'Eurozona, e tra poco vi dico subitissimo la decisione perché credo che abbiamo il comunicato stampa. Sì, su questi dati che abbiamo oggi, chiaramente l'impatto della guerra e non può esserci, perché la guerra, stiamo parlando ormai di 2 settimane e mezzo, lo vedremo sui prossimi dati e chiaramente sulle aspettative. Oggi abbiamo visto anche il PPI europeo, italiano alle stelle, in realtà anche quello giapponese, queste variabili ancora non subiscono l'influenza della guerra, quindi sì, quello sui dati cosiddetti hard
quindi non sulle aspettative, non sulle survey, dobbiamo aspettare la prossima osservazione, che saranno durante il pieno periodo di guerra, sicuramente. Abbiamo il comunicato stampa, credo alla gentile regia di cambiare titolo, il comunicato stampa della BCE gentilmente. Intanto inizio, non lo so se possiamo anche vederlo real time dal nostro PC, intanto inizia a dirvi rapidamente l'introduzione: l'invasione russa dell'Ucraina è uno spartiacque per l'Europa, il Consiglio direttivo esprime il suo pieno sostegno al popolo ucraino, garantirà condizioni di liquidità regolari e attuerà le sanzioni decise dall'Unione Europea e dai governi europei, il Consiglio direttivo prenderà tutte le misure necessarie per adempiere al mandato della BCE di perseguire la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria. Quindi dunque c'è stata una nota nel comunicato stampa per quanto concerne appunto la situazione in Ucraina, e quest'oggi appunto inizia così rapidamente. Per quanto concerne l'APP, ovvero questa parte, sulla base della valutazione aggiornata e tenendo conto del contesto incerto, il Consiglio direttivo ha rivisto oggi il programma di acquisto del proprio APP per i prossimi mesi. Gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno. Attenzione, qua queste sono le novità, quindi APP va diciamo allargato. La calibrazione degli acquisti netti per il terzo trimestre dipenderà dai dati e rifletterà la sua valutazione in evoluzione delle prospettive. Se i dati in arrivo supportano l'aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno, anche dopo la fine dei nostri acquisti netti di attività, il Consiglio direttivo concluderà gli acquisti netti nell'ambito del PA nel terzo trimestre. Se le prospettive di inflazione a medio termine cambiano e se le condizioni di finanziamento diventano incoerenti con ulteriori progressi verso il nostro obiettivo del 2%, siamo pronti a rivedere il nostro programma di acquisti netti di attività. Dunque queste sono le spiegazioni per giustificare ovviamente un aumento dell'APP. I tassi di interesse rimangono invariati, questo è naturalmente il secondo punto, come potete vedere, allo 0,025 meno 0,50%, alcun tipo di aggiustamento da parte della BCE verrà fatto quando naturalmente le condizioni lo permetteranno. Rapidamente sorpassiamo questa parte, andiamo alla parte PEP, altrettanto importante. Nel primo trimestre del 2022 il Consiglio direttivo sta continuando a condurre acquisti PEP sotto il piano naturalmente del Pandemic Emergency Program. Rapidamente i dettagli: nel primo trimestre del 22 il Consiglio direttivo sta effettuando acquisti netti di attività nell'ambito del PEP a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente, sospenderà gli acquisti netti di attività PEP alla fine di marzo 2022, quindi è confermata la sospensione del PEP. Il Consiglio direttivo intende reinvestire i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEP almeno fino alla fine del 2024. In ogni caso il futuro roll-off del portafoglio PEP sarà gestito per evitare interferenze con l'appropriato orientamento di politica monetaria. E poi c'è una nota: la pandemia che ha dimostrato in condizioni di stress la flessibilità nella progettazione e nella conduzione degli acquisti di attività ha contribuito a contrastare la trasmissione alterata della politica monetaria, ha reso più efficace gli sforzi del Consiglio direttivo per raggiungere il proprio obiettivo. Questo ovviamente è una spiegazione di quanto sia stato efficiente il PEP. C'è una nota per la Grecia che andremo a vedere un po' più tardi, e andiamo a vedere rapidamente un'ultimissima parte che secondo me è importante, perché mi pare che sia una certa novità, che è questa parte: liquidity lines with non-euro area central banks, ovvero in considerazione del contesto altamente incerto causato dall'invasione russa dell'Ucraina e del rischio di ricadute regionali che potrebbero incidere negativamente sui mercati finanziari dell'area dell'euro, il Consiglio ha deciso di prorogare fino al 15 gennaio 2023 il meccanismo repo dell'eurosistema per le banche centrali EUREP. EUREP ovviamente continuerà pertanto a integrare i normali accordi di immissione di liquidità in euro per le banche centrali non appartenenti
dell'area dell'euro, quindi ci sarà un po' di liquidità anche per le banche che non appartengono della zona euro. Insieme questi costituiscono un insieme completo di strutture di sostegno per far fronte a possibili esigenze di liquidità dell'euro in caso di disfunzioni del mercato al di fuori dell'area dell'euro. Ecco, quindi rapidamente torno ovviamente da voi, torno da te anche Gianluca per chiederti un parere se ti aspettavi, diciamo, una continuazione, anzi se ti aspettavi un, come dire, boost, un rafforzamento dell'APP. Allora, loro avevano detto questo già l'anno scorso, che nel momento in cui si sarebbe completato il PEP, quello relativo al pandemic, avevano fatto una modifica che era già operativa dall'anno scorso, che permetteva di modificare non solo l'ammontare dell'APP ma anche l'allocazione per paese. Questo, e io lo salutai con positività questo segno, perché effettivamente tutte le operazioni di QE, quindi l'APP, sono comunque delle misure di emergenza. Chiaro, la parola emergenza risulta solo nel PEP perché si riferiva al pandemic emergency. Però chiunque ci ascolta deve tenere ben presente che le manovre di quantitative easing sono delle manovre di emergenza. Purtroppo la Banca Centrale Europea dal 2015, la banca fortunatamente adesso sta completando proprio in questi giorni la Fed il reinvestment delle maturing bonds, e quindi stiamo incominciando a avere il completo tapering, incominciamo a avere il cosiddetto QT. In realtà bisogna spiegare che le manovre di asset purchase nascono come delle manovre di emergenza, quindi le distorsioni che stiamo vedendo in questi giorni, dovute, il trigger è la guerra, ma le distorsioni, le cosiddette imbalance sui mercati finanziari, nascono proprio da questo utilizzo, permettimi la parola, malsano, di manovre di emergenza che sono diventate manovre quasi standard. Quindi abbiamo addirittura che inseriamo la parola e l'aggettivo emergency o di emergenza soltanto nel PEP, quello riferito al pandemic, senza però chiarire che anche l'APP è una manovra di emergenza. In una situazione normale una banca centrale non dovrebbe intervenire con operazioni di mercato aperto con un processo predefinito di acquisto di asset, e questo è un qualcosa che rischia di portare, io leggevo delle analisi molto interessanti, soprattutto Credit Suisse negli ultimi giorni, c'è un rischio di un vero e proprio regime shift, dove la crisi ucraina, per quanto terribile e dolorosa, è qualcosa che tutti a livello umano e umanitario ci auguriamo finisca al brevissimo, però potrebbe segnare l'inizio di un regime shift, cioè si rischia di mettere in discussione il ruolo centrale del dollaro come riserva, e questo è pericolosissimo. Assolutamente sì, parlando ovviamente del dollaro, andiamo a vedere rapidamente la reazione del mercato Forex. L'euro si rafforza dello 0,3% ad 1,1007, l'indice del dollaro a quota 97, attenzione perché è sceso da 99 a 97, oggi cala ulteriormente dello 0,23%, invece sul mercato obbligazionario post comunicato stampa la situazione è la seguente: spread tra BTP e Bund 142 punti base, il decennale italiano rende l'1,70%, il decennale tedesco invece 0,2%, di nuovo torna in positivo in termini di rendimenti. Grazie mille Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, e nel frattempo buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, buona serata. Ecco, prima di collegarci con il nostro prossimo ospite Brunello Rosa, intanto chiedo alla regia di mettere titolo 2 gentilmente, vi faccio rapidamente il recap di tutte le novità che riguardano il comunicato stampa della BCE. Ovviamente vedremo gli acquisti dell'APP, il programma piuttosto importante, che sono cambiati in termini di numeri. Gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno. Quindi c'è una certa accelerazione, invece confermata alla fine del PEP a fine marzo, e cioè nessuna estensione del PEP per il momento, termina esattamente a fine marzo. Attenzione, perché si aiuteranno in termini di liquidità anche le banche fuori dell'eurozona per prevenire qualsiasi tipo di shock finanziario legato assolutamente alla guerra in Ucraina, e non soltanto, i tassi di interesse invariati per il momento, perché ovviamente ci sono paure di stagflazione, paure molto concrete a questo punto, vedendo comunque l'aumento dei prezzi, l'aumento dell'energia, l'aumento del gas, insomma l'aumento di tutto in termini di prezzi. Brunello Rosa, CEO Rosa e Rubini Associates, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi.
Ecco, un commento a caldo post comunicato stampa. Abbiamo visto un cambiamento in termini di APP, e c'è una precisazione come andranno ovviamente gli acquisti d'ora in avanti, e soprattutto abbiamo visto anche i tassi invariati perché ci sono rischi concreti di stagflazione. Ecco, condividi, diciamo, questa decisione? Ma sì, in realtà l'ECB stava già lavorando su questo terreno da un po' di tempo. Era un po' di tempo che segnalava che la revisione dei forecast su crescita e inflazione di marzo e giugno sarebbero stati determinanti per decidere cosa fare di fronte a un'inflazione evidentemente molto più alta di quanto inizialmente si aspettavano. Siamo arrivati quasi al 6% nell'Eurozona. Una revisione di questi forecast che vedremo evidentemente a breve durante la press conference può giustificare un'accelerazione della fine delle net asset purchases. Scontato che il Fed finiva a marzo, era tutta una questione di capire cosa succedeva all'APP. L'APP che doveva finire nel terzo trimestre, adesso c'è la possibilità che finisca anche un po' prima nel caso in cui l'ECB valuti che l'inflazione, evidentemente lo dico in modo velato, ma il senso è quello, continui a salire, l'ECB debba intervenire abbastanza rapidamente. In questo senso, la modifica del linguaggio sulla distanza tra la fine delle net asset purchases e l'inizio del rialzo dei tassi è in qualche modo un pochino più dovish, nel senso che prima si parlava di shortly, before, adesso si dice sometime, che è un po' più generico e anche forse un pochino più lungo di shortly before. Quindi è come dire, intanto agiamo molto rapidamente sulle asset purchases e col tempo parleremo anche di lift off, come si dice, cioè di rialzo dei tassi. Ecco, volevo semplicemente sapere se anche a vostro avviso ci sono rischi concreti di stagflazione, nel caso la BCE dovesse reagire all'inflazione aumentando i tassi, anche se per carità specifichiamo per chi ci segue che la BCE potrebbe controllare i prezzi, ma non i prezzi dell'energia. Allora, noi abbiamo segnalato con una serie di articoli ormai mesi fa i rischi concreti di stagflazione derivanti da una serie di fattori, compresi evidentemente inasprimenti geopolitici che potevano scaturire evidentemente in una guerra che poi sia in Medio Oriente, in Est Europa o in altre parti del mondo, purtroppo dipende dalle circostanze. Quale va a prevalere? Quindi i rischi stagflazionistici era molto che li segnalavamo. Adesso chiaramente cosa abbiamo? Un altro negative supply shock, cioè di fatto un altro shock negativo dal lato dell'offerta dopo quello pandemico, che ha effetti asimmetrici, cioè di rialzo dell'inflazione e di rallentamento della crescita. Di fronte a questi shock, le banche centrali evidentemente hanno un dilemma di policy sempre difficile da gestire. In questo caso, a mio avviso, le banche centrali. E oggi pare lo confermi, noi ovviamente avevamo previsto questo, tenderanno a privilegiare il controllo dell'inflazione, perché a oggi è praticamente il pericolo, diciamo, numero uno da tenere sotto controllo, anche perché poi ovviamente ha effetti diretti sulla crescita a seguire. Quindi di fatto bisogna anzitutto tenere l'inflazione adesso sotto controllo, evitare che si inneschi la spirale prezzi salari, che sarebbe la cosa più devastante, diciamo, in questa fase, e che già si inizia in parte a intravedere con questa catena di scioperi che ci sono in tanti paesi, compresa l'Inghilterra, che non c'era più abituata, e al supporto alle attività economiche in qualche modo penseranno i governi. Con dei pacchetti di relief che potrebbero concentrarsi, per esempio, sulla taglia delle accise e delle tassazioni molto pesanti che ci sono sull'energia. Ecco, infatti parlando dei prezzi energetici a partire dal petrolio, anzi andiamo a vederli proprio real time in questo istante, il petrolio oggi è al rialzo del 3%, stiamo parlando di entrambi i benchmark, il WTI a 112 dollari per barile, il Brent a 115, il TTF invece prezza ovviamente il gas europeo a 155 euro, 155,88 euro megawatt l'ora, oggi in calo del 30%. Questo calo all'improvviso,
dei prezzi, soprattutto rispetto all'inizio di questa settimana, ci indica probabilmente che il rialzo così veloce, così scioccante, è stato proprio a causa della diciamo, la guerra in Ucraina, ma non per motivi fondamentali, corretto? Ma sì, nel senso che le forniture stanno proseguendo, i contratti vengono onorati, onorati, pagamenti fatti. C'è chiaramente un tema di futuro, cioè a oggi le carte rimangono quelle che abbiamo visto in tavola fino a questo momento, ma nei prossimi mesi mi pare evidente che ci sia la tendenza da parte dei governi dell'Europa occidentale e anche in parte orientale di andare a ridurre la dipendenza dal gas russo in senso stretto, comunque la dipendenza energetica dalla Russia in senso più ampio. In questo senso, evidentemente, poi gli operatori di mercato vanno a fare una valutazione prospettica su quello che ciò, su questo, su quello che ciò possa implicare sul prezzo dell'energia nei trimestri, negli anni a venire, e questo viene in parte riflesso a questa volatilità sul prezzo, soprattutto del gas, mentre il petrolio ha oggi una rincorsa praticamente unidirezionale, a parte il vistoso calo di un paio di minuti fa. Ecco, giusto per capirci, visto che per il momento la BCE rimane un po' più accomodante rispetto probabilmente a ciò che ci si aspettava soltanto, diciamo, un mese fa, prima dello scoppio della guerra, quali sono gli strumenti rimasti nella cosiddetta toolbox ancora dagli anni di Draghi per appunto poter in qualche modo controllare l'inflazione, che a questo momento, in questo momento mi sembra che l'inflazione sia il loro l'ultimo problema? In realtà, a mio avviso, la ECB è più hawkish di quanto fosse anche solo qualche mese fa. Il comunicato di oggi in qualche misura dimostra che sono pronti a inasprire la politica monetaria prima di quanto inizialmente previsto. Quindi la domanda è come facciano. Il rialzo dei tassi mi pare abbastanza improbabile nel breve, anche se il mercato sta apprezzando rialzi già nella seconda metà di quest'anno, però mi pare che abbiano detto abbastanza chiaramente che possono agire con una certa efficace rapidità sul tema delle asset purchases. Se dovessero mai, ma non credo sia questa la loro intenzione, se dovessero mai riaprire un po' i rubinetti della liquidità per dare un po' di sollievo all'economia, nel caso in cui i governi non facessero la loro parte, allora evidentemente hanno tutta la strumentazione ancora a disposizione. Il comunicato di oggi stabilisce che nei casi di emergenza la BCE ha a disposizione tutto il range di options, che sono quantitative easing, credit easing, collateral trust e così via, a disposizione per allentare la politica monetaria nel caso in cui i governi non facessero la loro parte. Ma non credo che questa sia la divisione del lavoro verso cui stanno andando. Mi pare più banca centrale, inflazione, governi, crescita. Allora, intanto un accenno, ultimissima domanda, per quanto concerne invece il mercato obbligazionario, attualmente stiamo vedendo i rendimenti tornare sui livelli da qualche mese fa, lo spread tra BTP e Bund è 162 punti base, il decennale italiano invece rende l'1,90%, quasi niente reazione da parte dell'euro nei confronti del dollaro, attualmente al rialzo dello 0,2%, 1,1093. In termini di mercato obbligazionario c'è qualche possibilità di rivedere di nuovo un selling così spaventoso come quello che abbiamo assistito qualche settimana fa? Beh, chiaramente nel caso di un Russian default, cioè di un default della Russia, ci sarebbe un po' un effetto a catena sui vari mercati, per quanto controllato, per quanto la Russia potrebbe essere isolata e contenuta in qualche misura. Però quando ci sono default sovrani generalmente c'è sempre un po' di repricing di tutti i paesi più vulnerabili a più alto debito pubblico e con finanze non necessariamente in ordine. In questo senso noi possiamo dare anche, gli italiani diciamo, possono dare anche garanzie di credibilità e di serietà, però il punto di partenza è abbastanza diciamo così negativo, nel senso che partiamo da un
debito PIL oltre il 50%, e chiaramente gli investitori istituzionali vedono come un fattore di fragilità e debolezza questa fase in cui la banca centrale sta smettendo di comprare i titoli sovrani, anche se il reinvestimento rimane in piedi, lo rimarrà per un po' di tempo, però gli acquisti netti stanno andando a finire. Ultima domanda, anzi avevo promesso che quella precedente sarebbe stata l'ultima, però mi sembra quasi doveroso chiedere un parere sulle vostre aspettative in termini di proiezioni macroeconomiche. Bisogna confessare che le banche centrali negli ultimi mesi erano un po' in difficoltà con le proiezioni, specie per quanto concerne l'inflazione. La tabella che stiamo vedendo sono gli ultimi dati dell'Eurozona, ovviamente, e mi chiedo se voi vi state aspettando, diciamo, una rivitazione al ribasso, al ribasso in termini di crescita e soprattutto in termini di inflazione. Sì, allora sulla crescita c'è poco da dire, nel senso che ci sarà un effetto negativo derivante dalla guerra, dalla disruption delle supply chain ancora una volta e dall'aumento dei prezzi energetici. La fortuna è che eravamo ancora in una fase di rebound post pandemico, non siamo al 6% del 2021, siamo più o meno intorno al 3-4% in molti paesi, quindi chiaramente da quel 3-4 che eravamo si scende verso il 2-3. Il problema più grosso è l'inflazione, però l'inflazione che deve essere rivista nel breve a rialzo, perché sappiamo che c'è un effetto quasi immediato del rialzo dei prezzi energetici sul headline inflation, cioè sull'inflazione generale, e con un petrolio a $110 al barile e più, con prezzi del gas che sono quasi raddoppiati, è impossibile che non ci sia un impatto inflattivo quasi immediato. Ci sarà evidentemente una fase di riduzione dell'inflazione nel momento in cui le banche centrali inizieranno ad adottare politiche più restrittive, però il problema, tengo ancora una volta a sottolineare, quando l'inflazione è da domanda, la banca centrale può fare molto; quando l'inflazione è da offerta, la banca centrale può fare molto poco. L'unica cosa che può fare è impedire che si inneschi quella spirale prezzi salari, che sarebbe devastante, perché vorrebbe dire che l'inflazione più elevata è entrata nelle aspettative degli operatori economici, per esempio di coloro che devono rinnovare i propri contratti e vanno a fare richieste salariali in linea con l'inflazione dell'anno precedente. Ecco, tutto questo ce lo eravamo lasciati alle spalle più o meno alla fine degli anni 90, 20 anni dopo ce lo ritroviamo sul tavolo e le banche centrali dovranno averci a che fare per un po' di tempo. Grazie mille Brunello Rosa, CEO Rosa e Rubini Associates, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo a vedere rapidamente la reazione del mercato, non solo obbligazionario come abbiamo visto qualche istante fa, ma anche dell'equity, decisamente in difficoltà, però lo abbiamo visto qualche istante fa che in attesa della BCE i mercati stanno scendendo, e anche di tanto. Si tratta di comunque cali superiori del 2,5%, addirittura del 3%, il FTSE MIB del 4% torna a quota 22.890 punti, una quota che abbiamo visto proprio nella giornata prima di ieri, 1.200 punti di vendite. E vi ricordo che nel frattempo a breve inizierà la conferenza stampa di Christine Lagarde, e dunque siamo tutti un po' in attesa delle sue parole. Do subito il benvenuto ad Angelo Drusiani, Edmond De Rocci, il buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti, Angelo. Grazie per l'invito. Ecco, le chiedo innanzitutto un parere su quello che abbiamo visto al comunicato stampa. Faccio il recap per tutti quelli che ci raggiungono in diretta solo ora. Tassi ovviamente invariati per paura di stagflazione, paure molto molto concrete, poi una continuazione dell'APP, ovvero il programma di acquisti titoli di Stato, che non c'entra nulla con la pandemia, era già in corso prima della pandemia. PEP invece confermato il termine del PEP a fine marzo, insieme a liquidità a disposizione per le banche dell'area non eurozona. Quindi ecco, un parere così a caldo. Io credo che non ci fosse molto altro da fare in questa situazione, anche perché quello che a me fa molta impressione è che l'Unione Europea non ha ancora capito che deve andare per conto proprio, invece di appoggiarsi sempre a qualcuno, di seguire
le varie correnti. Io credo che in questa fase è abbastanza difficile dal punto di vista politico più che finanziario, perché purtroppo la situazione è abbastanza complessa, difficile da capire come finirà. Quindi da questo punto di vista la BCE non può far altro che adeguarsi e lasciare del tutto inalterata la situazione, anche se forse in quest'ambito, in assenza della situazione che si è venuta a creare nell'estremo oriente dell'Unione Europea stessa, probabilmente avrebbe già lasciato intendere che sui tassi avrebbe potuto intervenire, perché l'inflazione in effetti è molto molto alta. Infatti abbiamo visto l'inflazione dell'area euro al 5,8% su base annuale, 0,9% su base mensile. Oggi rivedremo invece di nuovo, diciamo, i numeri rivisti probabilmente al ribasso. Innanzitutto la reazione del mercato oggi in attesa della BCE è un po' esagerata, il FTSE MIB addirittura cede il 4%. Io credo che davvero siamo in una fase assolutamente, intanto inaspettata, perché una guerra in Europa magari nessuno si poteva pensare che potesse accadere. Quindi la reazione è, al di là della speculazione che è violentissima, perché ieri ha guadagnato quasi il 7% e oggi rischierà magari di perdere tutto quello che ha guadagnato ieri. Quindi mi sembra davvero che ci sia una fase, allora da un lato si potrebbe pensare che forse non si ha ancora la sensazione di quale potrà essere il risultato per l'economia italiana, ma anche quella degli altri paesi europei, quindi come potrebbe essere l'andamento del prodotto interno lordo, che era previsto in rialzo, probabilmente sarà, se non in ribasso, sarà al massimo in parità. E dall'altro canto, forse c'è ancora il timore, potrebbe esserci ancora il timore che la guerra possa espandersi, situazione ovviamente questa che è tutta da valutare, non si può capire esattamente cosa potrà accadere, anche se mi auguro ovviamente che si fermi tutto lì. Ma sicuramente questi movimenti così forti in rialzo e in ribasso testimoniano di una fortissima speculazione, ma soprattutto di un'assoluta indecisione su quello che potrà accadere in futuro. Ecco, volevo sapere, lei ha appena detto che l'Unione Europea deve essere un po' indipendente in termini di decisioni, che cosa intende dire esattamente? Io intendo dire che non possiamo sempre aspettare le decisioni che prendono gli Stati Uniti, seguire di pari passo quello che fanno gli Stati Uniti, perché noi siamo l'Europa è quella che ha fondato il mondo, qui che è nato il mondo, santa Madonna, è possibile che si debba sempre andare a rimorchio degli altri? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che un'Unione Europea ipotetica, che evidentemente i governi tra di loro non hanno degli accordi definitivi, quindi io sono molto perplesso, deluso, no, perché nella vita sono situazioni alle quali io sono sempre sfuggito, però mi rammarica vedere questa cosa, che dobbiamo sempre essere lì così, adesso anche tutte le sanzioni che vengono fatte, ma signori miei, ma la Russia cosa gli interessa di queste sanzioni? Si rivolge alla Cina, ha risolto i suoi problemi, se noi stiamo lì a fare le sanzioni per chi, non lo so, magari mi sbaglio. Quindi giusto per capirci, lei ci dice sostanzialmente che non è d'accordo con le sanzioni imposte dalla Unione Europea nei confronti della Russia in questo contesto di guerra? Allora, come segnale assolutamente d'accordo, perché è un segnale che serve per far capire che non si è assolutamente d'accordo su quello che è stato fatto, e su questo non c'è ombra di dubbio, perché non è una situazione, io credo che si potesse arrivare a qualche accordo in altri modi, non con questo, questo è fuori da ogni ragionevole dubbio, però se si pensa che adesso sono state messe ulteriori sanzioni, possano avere degli effetti sulla Russia, secondo me non è così. Anche se la Russia fallisse, c'è sempre la Cina che la sostiene, secondo me. Questa è la mia opinione, sia ben chiaro. No, certo, a noi ci piace ovviamente sentire dei pareri diversi, poi rimane in primo piano la guerra in Ucraina, anche perché nel comunicato stampa della BCE abbiamo visto un punto grosso, appunto, che riguarda tutto ciò che accade in Ucraina, avrà un impatto imminente sulla crescita economica dell'Eurozona e non soltanto. Immagino che alcune decisioni di essere magari più dovish rispetto a ciò che ci si aspettava solo un mese fa è legato proprio a questo fatto, e quindi per carità ci interessa tantissimo. Ultimissima domanda. Posso dire una cosa? Guarda, io ho l'impressione che le sanzioni le pagherà più forte l'Unione Europea che non la Russia. Secondo me saranno più pesanti per l'Unione Europea che non la Russia, perché l'export-import da Russia e Unione Europea è mastodontico. Allora, per il reporting che ho fatto dallo scoppio ovviamente della guerra, cioè condivido i miei pareri perché ho tantissime conoscenze che vivono a Mosca per motivi di arte, per motivi di lavoro. So che la Russia e i russi si trovano in forte difficoltà, specie a causa del deprezzamento della
diciamo, della loro valuta, del rublo russo. Quindi io per il momento non sono dell'idea che la situazione in Europa è più difficile post sanzioni rispetto alla Russia. Penso proprio che loro non si riescono, stiamo parlando della classe media, non stiamo parlando dei miliardari. No, La classe certo. media non riesce a permettersi attualmente nemmeno una vacanza, per dire, in Turchia, dove la valuta anche non costa nulla rispetto a quella dell'Europa. Ci sto facendo proprio un ragionamento molto molto base, quindi non credo che per il momento la situazione è tale. Poi ovvio che c'è un impatto anche sull'Europa, specie in termini di prezzi dell'energia. Detto ciò, prezzi dell'energia, oggi abbiamo visto un calo del 30% del TTF, e cioè il gas europeo quotato ad Amsterdam. Le chiedo, visto che comunque la BCE sì, potrebbe come dire, controllare in qualche modo l'inflazione tramite la politica monetaria sui tassi di interesse, però non può controllare l'inflazione che è dovuta all'energia e alla pressione energetica. Cosa si fa allora? Ho letto da qualche parte che il Presidente degli Stati Uniti sta forzando i produttori di petrolio statunitensi, anche quelli che lo ricavano dalle rocce, affinché aumentino in maniera molto sensibile la loro produzione in maniera tale che il prezzo del petrolio possa cominciare a diminuire, perché l'inflazione pesa molto anche negli Stati Uniti, pesa molto probabilmente più da noi, ma anche negli Stati Uniti pesa tantissimo. Ecco, per il gas il problema è diverso, fino a che non si troveranno delle fonti alternative. Presumo dal Medio Oriente o dal Nord Africa, difficilmente l'inflazione potrà essere combattuta in questa fase, fino a che poi, ovviamente, quando verrà caldo, ovviamente anche di gas se ne consumerà di meno, quindi i prezzi scenderanno naturalmente. Però comunque concordo con quanto lei diceva prima per quanto riguarda le situazioni anche all'interno della Russia, che sono difficili, però secondo me stiamo facendo male gli uni agli altri. Ah no, ma questo è indubbio, per carità, assolutamente, lo si vede immediatamente. Poi dall'altra parte però quando ci si vede un'invasione del genere nel Certo. XXI secolo, siamo nel 2022 e uno pensa di fare questa cosa nel cuore dell'Europa perché è vicinissimo, sembra lontano, ma l'Ucraina è No, qua, è vicina, altro che. è proprio vicina. Quindi se non ci fosse alcun tipo di segnale forte da parte dell'Europa, magari Putin potrebbe pensare, beh, allora procedo con Estonia, procedo con la Svezia, procedo con quei paesi che per me sono stati sempre, diciamo, un target importante. Questa è la mia idea, che No, no, comunque ma una io le ho. reazione era doverosa, anzi più che doverosa. Sì, ma io le ho detto che come segnale sono assolutamente d'accordo che andava mandato. Quello che io temo sono i risultati dal punto di vista economico, ma come segnale non si poteva fare diversamente. Su questo non c'è ombra di dubbio, ma lei ha ragione, ma gliel'ho detto già da prima che sul segnale non faccio una piega, è un segnale che andava dato assolutamente, ma quello che temo io è che boh, non so se a lui interessa o meno, non so che tipo di personaggio sia, da chi sia contornato, quindi non lo so. Adesso, ad esempio, leggevo stamattina che nel Regno Unito Abramovic non può più fare nulla praticamente, quindi se un po' alla volta tolgono questi ai suoi, quelli, chiamiamoli amici o i ricconi della Russia, tante situazioni, forse potrebbe, insomma, qualcosa dar fastidio. E speriamo che ci sarà, diciamo, una risoluzione a più breve possibile, perché la Ma sofferenza è. oggi mi sembra che oggi l'incontro tra Lavrov e il ministro degli esteri dell'Ucraina sia andato male, Eh perché ha detto sì. a Lavrov che deve essere fatto in Bielorussia, ma non capisco, non si può andare in Turchia e parlare anche in Turchia, bisogna andare per forza in Bielorussia, ma non, boh, sono situazioni che un po' mi sfuggono. Purtroppo è andata male, noi seguiremo ovviamente gli aggiornamenti, li commenteremo anche in sua compagnia in diretta. Grazie per Grazie essere stato con noi, buon proseguimento e alla a lei. prossima. E Arrivederci, grazie, arrivederci. l'abbiamo detto insieme ad Angelo Drusiani, e non soltanto, diciamo, l'incontro tra i ministri degli esteri russo-ucraino è andato decisamente male, quindi non c'è, diciamo, una sosta per il momento. Vi ricordo che alle 14.30 inizia la conferenza stampa di Christine Lagarde, che noi seguiremo in diretta, e poi alle 14.30 esce il dato sull'inflazione degli Stati Uniti. Non potremo vederlo in diretta, ovvio, perché mi pare che in questa zona del mondo è più importante seguire la conferenza stampa di Lagarde, letteralmente in tempi di guerra. Però nel corso della nostra diretta, che sarà ovviamente senza sosta fino alle 17.30, avremo modo di commentare i dati che arrivano dagli Stati Uniti e soprattutto quali potrebbero essere, diciamo, le prossime mosse di Jerome Powell mercoledì prossimo, perché, diciamocelo, le banche centrali si trovano in una situazione molto difficile, era già molto complessa prima dello scoppio della guerra in Ucraina, adesso lo è ancora di più. Prima di lasciarci per una pausa pubblicitaria, rapidamente
ovviamente la situazione sui mercati, ovviamente per tutti quelli che ci stanno raggiungendo in diretta, i tassi sono rimasti invariati, l'APP invece, il programma APP un pochettino allungato, il PEP termina a marzo, quindi sotto questo punto di vista non ci sono novità, tantissimi accenni sulla guerra e tanta paura per, diciamo, rischi di stagflazioni che sono molto concreti, il FTSE MIB meno 4%, il CACARA meno 3% di calo, il DAX di Francoforte meno 3,30% di calo. Sul fronte spread, lo spread tra BTP e Bund 162 punti base, il decennale italiano invece sta aumentando in termini di rendimento ad 1,89%, questo vuol dire che ci sono un bel po' di vendite, e questo è il decennale USA ad 1,97%, attenzione perché si avvicina di nuovo a quota 2. Sul fronte euro-dollaro siamo a quota 1,1075, guardate come sta rallentando l'euro nei confronti del dollaro in questi ultimi istanti, io lascerò il grafico ovviamente nel corso della conferenza stampa di Lagarde. Invece questi sono gli ultimi dati sull'inflazione dell'eurozona, 5,8%, 0,9% su base mensile. Vi ricordo che oltre ovviamente la politica monetaria oggi ci saranno anche le nuove stime di crescita e nuove stime legate appunto all'inflazione. Allora vi spiego come andrà d'ora in avanti la nostra diretta, ci prenderemo brevissima pausa pubblicitaria, ovviamente rimanete sintonizzati sulle fonti TV perché torniamo alle 14:29, un minuto prima della conferenza stampa, e ripartiamo direttamente con la conferenza stampa, ovviamente con la mia traduzione simultanea. Rimanete con noi sulle fonti.